Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Io sono Spartano ed oggi proseguiremo con l'unboxing della figure di Venom. Eccola qua, andiamo subito a vedere senza indugi, senza perdere tempo. Bando alle ciance, la scartiamo subito. Questa ce la teniamo. Se per caso ci potrà servire dopo. Già fatto i primi danni. Guardate che bella testolina cattivissima. Allora, per quelli di voi che non lo sapessero, questa è una figure molto particolare di Venom, come sicuramente avrete già notato. Come vedete, è un Venom molto carnage, perché praticamente questa è una Play Arts, che è una marca di figure molto molto bella a livello di qualità-prezzo, cioè sono figure veramente ben fatte, ben lavorate, che trovate ad un prezzo abbastanza accessibile rispetto magari a quelle che sono le Hot Toys dirette superiori e ovviamente le Tsume. Per chi non lo sapesse, le Tsume sono quelle figure assurdamente epiche, ma che come minimo vanno dai 1.000 euro in su. Queste Play Arts invece sono, come detto, a livello qualità-prezzo abbastanza oneste. Ed in più, queste sono una versione particolare che si chiamano Variant. Ne hanno fatte un pochino, purtroppo non che io sappia, non hanno avuto un estremo successo. E infatti, come per questa, per me di Venom, se siete fortunati le riuscite a trovare a dei prezzi anche abbastanza vantaggiosi, perché ad esempio questa qui so che quando uscì addirittura la si vendeva sui 150, e con tutto il rispetto per Venom e per la tipologia di figure, per la casa editrice, ma 150 euro non li vale. Ho visto dei pezzi molto più di valore, diciamo così, a quel prezzo lì. E ripeto, in effetti non hanno avuto questo grandissimo successo. Se non ricordo male, un pochino di tempo fa ne uscì una carina di Superman, una non male di Wonder Woman, poi le altre non me le ricordo. Questa di Venom l'ho trovata molto particolare, l'ho presa a un prezzo vantaggiosissimo, quasi, non scherzo, credetemi, un terzo del prezzo originale, e già qui è tutto dire. Perché, come detto, appunto, non sono andate propriamente a ruba. In più, come avevo accennato nel primo video, queste sono figure che ho preso usate, ma come vedete sono, cioè, fanno la loro porca figura. E non dico che quando è così ti vengono quasi praticamente regalate, ma conviene. Personalmente veramente trovo molto intrigante questa, se vogliamo, somiglianza. Sto cercando di staccare la testa a Venom. Questa somiglianza tra questa figure qui e Carnage, perché seppur è di Venom che stiamo parlando, ha delle fattezze che fanno molto 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 Carnage. Se riusciamo a infilargli bene bene la testa,
come detto anche nell'altro video, cercate di fare sempre molto piano perché non si sa mai, si potrebbe rovinare qualcosa. Niente ragazzi, non gli piace questa. Ecco fatto, per adesso facciamo lì la testa originale. Facciamo una prova con queste bellissime mani, almeno una. Molto bella come potete vedere. Venom è sicuramente uno dei miei personaggi preferiti Marvel. Lo metterei subito sotto i miei top 3, che sono Capitan America, Daredevil e The Punisher. Subito dopo sicuramente viene Venom, uno dei migliori villain, a mio avviso. Uno di quelli che tra l'altro, non so se voi avete visto il film, ma io l'ho trovato molto 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 bello. Come al solito anche quello è stato aspramente criticato e ancora oggi non... Sinceramente io non ne capisco il perché, però... Non è di questo che dobbiamo parlare oggi. Personalmente, per chi di voi lo avesse visto, tra l'altro, io un po' di tempo fa ho fatto, diciamo, il cosplay, ho fatto un set di body painting dove portavo Venom, che, ripeto, per chi di voi l'avesse visto, è stata veramente una gran figata, una gran fatica, il più faticoso che io abbia mai dovuto fare a livello di body painting, perché... costato qualcosa come 6 ore e mezza di lavoro, se non di più, però alla fine il risultato ne valsa ampiamente la pena. E niente, adesso finiamo un attimino di montare questo, vediamo se regge. Beh, direi di sì. Mi ristallo il modello, meglio dopo. Adesso, sono sincero, non mi va tantissimo. Sentite la musichetta di merda, ragazzi, è sempre quella free copyright di YouTube che non fa mai male, non possiamo permetterci altro. Mettiamo questa, adesso la metto un po' più in alto. Vediamo se riesco a non far cascare niente, questo lo vedete anche qua. Ce la faremo? Sì, direi di sì. Ed eccolo qua. Come detto, questa è una bellissima variant, è un Venom in una versione molto metallizzata anche. Io personalmente spero di vedere presto il nuovo film con Carnage. Vediamo che cosa ci propinano, ci tirano fuori. E come vedete Venom alla fine, anche se questo è molto particolare, alla fine l'importante è che mantenga le sue ottime fattezze in viso e rende sempre, fa abbastanza paura. Personalmente trovo molto bella la testa con la lingua di fuori, ma ho sempre preferito e trovato più inquietante la faccia a denti chiusi, che è più o meno quando la stessa versione che io feci
quando feci il mio progetto cosplay, perché con la lingua di fuori lo trovo molto schifoso, invece a me piace che sia inquietante. Beh, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like e supportate il mio canale. Noi ci vediamo la prossima volta con un nuovo unboxing. Ciao, io vi lascio con lui, vi faccio vedere da vicino.